Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Allora, oggi giro un video un po' diverso dal solito. Ho chiesto la vostra opinione su Instagram perché appunto avevo questa idea e moltissimi di voi hanno risposto che avrebbero gradito un video del genere, quindi eccomi qua. Ho deciso di farvi vedere tutti i quaderni, quadernetti, diari, agende che io utilizzo nella mia quotidianità. Questo perché? Perché io sono sempre stata una grande scrittrice, nel senso non una grande scrittrice autrice, ma proprio nel senso che ho sempre scritto tanto, fin da quando ero piccola. Quindi ho sempre avuto diari, diario, all'inizio il classico diario segreto, poi comunque un diario dei pensieri, ho sempre avuto un quaderno dove appunto le mie cose, dove appunto le citazioni dei libri, le agende, eccetera. E quindi niente, ci tengo a farvi vedere quello che io utilizzo ogni giorno. La prima cosa di cui dobbiamo parlare è assolutamente l'agenda. L'agenda è qualcosa di indispensabile nella mia vita e senza di essa io non saprei come vivere. Perché non sono abituata, nonostante io il cellulare lo utilizzi tantissimo, non sono abituata ad appuntarmi gli appuntamenti e queste, insomma, le cose della mia quotidianità sul cellulare. Preferisco avere qualcosa di carta, ecco. Quindi ho sempre utilizzato un'agenda, di solito settimanale, perché quelle giornaliere sono anche troppo grandi per me, e dove appunto scrivo i miei appuntamenti, le prove per gli spettacoli, non so, quando faccio yoga, addirittura è indispensabile per me per appuntare tutte le mie spese mensili, per scrivere, ricordarmi dei compleanni, per gli appuntamenti a lungo termine, le mie password. Infatti farò vedere dove scrivo, qual è il modo, insomma, che utilizzo io per ricordarmi le password dei vari siti internet e così via. Insomma, l'agenda è veramente qualcosa di indispensabile. E poi le liste, vogliamo parlare delle liste, ne faccio infinite, sia per quanto riguarda le spese per l'appunto, ma anche se devo andare a fare la spesa e mi servono determinate cose, se preparo la valigia per andare in qualche posto mi faccio una lista di quello che devo portare, i libri letti, i film visti, insomma, sono la maga delle liste. Prima di tutto vi faccio vedere l'agenda che voglio utilizzare per il 2018 ed è questa, l'agenda di Mr. Wonderful, settimanale, appunto, parte da gennaio e termina con dicembre 2018. Allora, prima di tutto c'è da dirvi che questa agenda nasce da una specialissima collaborazione. Mettiamo in chiaro una cosa, io non sono contraria alle collaborazioni con le aziende, anche se credo che l'eccessiva sponsorizzazione dei prodotti abbia completamente rovinato YouTube. Io sono soltanto contraria a appunto un'eccessiva pubblicità da una parte e dall'altra con le pubblicità completamente insensate, cioè ci sono booktuber che pubblicizzano orologi per dire, perché gli è stato inviato gratis, ecco, insomma, cerchiamo di mantenerci un po' coerenti con quello che facciamo ed è per questo che io ho accettato di collaborare per mostrarvi questa agenda, anche se in realtà io l'avrei comprata comunque perché è bellissima ed è quella che avevo scelto per il 2018. Ma perché vi ho detto che questa collaborazione è molto particolare? Perché non è con il marchio Mr. Wonderful, che appunto mi ha inviato un'agenda tanto per fare pubblicità, ma è con un negozio fisico della mia zona, un negozio che si chiama Shop Casa Mia, o comunque Casa Mia, anche se Shop Casa Mia è il loro sito, ma dopo ve ne parlerò. E fatto sta comunque che questo negozio vende articoli per la casa, meravigliosi per chi insomma è appassionato di home decor, quindi articoli per la casa di qualunque tipo, a partire dalle decorazioni, oggetti per la cucina, biancheria, eccetera, e oggetti da regalo, come per esempio appunto gli articoli di Mr. Wonderful. Perché ho avuto piacere di fare questo tipo di collaborazione? Perché loro hanno un sito che è per l'appunto www.shopcasamia.com, nel quale potrete comprare qualsiasi articolo che a voi piaccia, che appunto riguarda la casa, o articoli da regalo, o appunto l'agenda come questa. E però non comprerete da una grande multinazionale, ma darete il vostro contributo a mantenere vivo un negozio indipendente. Ed è questa la cosa più bella, il fatto che io ho sempre incentivato voi lettori a
andare a comprare nei piccoli negozi di paese o di città per fare in modo che appunto non chiudano come ho dovuto fare io, e questo quindi è un modo per farlo, quindi andate a curiosare e ovviamente avrete diritto a uno sconto del 10% inserendo il codice al momento dell'acquisto Martina10, e questo è ovviamente vale per tutti i prodotti presenti sul loro store. Ma adesso andiamo a vedere in particolare questa bellissima agenda. Allora, la copertina è rigida, ha questo elastico, e poi potete vedere che, vabbè, la prima pagina è relativa ai nostri dati personali, ancora non ho compilato niente. Poi abbiamo tre pagine con la settimana, e in questo caso può esservi utile sia che andate a scuola, ma sia se avete per esempio palestra, per segnarvi i corsi della palestra. E poi comincia l'anno, per l'appunto. È un'agenda molto colorata, piena di disegni, di frasi, e ovviamente Mr. Wonderful è famosa per fare molto spesso frasi di incoraggiamento e di autoaiuto per vivere al meglio le proprie giornate. E quindi, vabbè, non ve la faccio vedere in particolare, comunque è veramente splendida. E la cosa bella è che attraverso questi cartoncini potrete arrivare direttamente alla parte extra, che comprende lo spazio per le liste, e ho già detto tutto. E poi ci sono i compleanni da ricordare, altre cose importanti che volete rimarcare, le più belle letture, film visti, le serie TV e così via. I contatti, ecco io come mi salvo le password. Chiaramente nessuno di noi ormai più utilizza una rubrica fisica, o pochi di noi, e utilizziamo sempre quella del cellulare. Io, il metodo che utilizzo io è utilizzare un'agenda, rubrica all'interno di un'agenda per appuntarmi le password. Quindi per esempio in questo caso non ci sono le lettere, però di solito mettiamo la S, scrivo Sky e le password per entrare sul sito di Sky e così via. Dopo questa parte qui abbiamo le spese, che come ho detto io utilizzo ogni anno perché ho bisogno mese per mese di rendermi conto di dove spendo i miei soldi e il mio stipendio. E poi andiamo direttamente alla parte adesivi, che è meravigliosa, ovvero una serie infinita di adesivi carinissimi che potrete utilizzare per decorare l'agenda. Se come me non siete assolutamente in grado di disegnare qualcosa di sensato e di carino, avete bisogno di qualcosa di già pronto, e li potrete chiaramente mettere nei giorni che preferite. Infine, l'ultimo paio di cose, questi sono dei segnapagina perché possiate trovare direttamente quello che vi serve il giorno appunto che vi interessa. E poi in fondo ci sono tutta questa serie di post-it che sono comodissimi, cioè io li utilizzo tantissimo, non so voi, ma spessissimo ho bisogno di appuntarmi qualcosa, appiccicare, poter staccare, poter spostare, insomma è veramente completa per tutto quello di cui ho bisogno io, ecco. L'agenda che ho utilizzato per tutto il 2017 invece era questa qui, Pensieri Belli, della Edizioni del Baldo. Le Edizioni del Baldo, se non lo conoscete, andate a vedere il loro sito perché hanno tutte queste cosine carinissime, quaderni, libri, agende, diari, tutti con questi colori delicati, tante frasi, tante citazioni di autori all'interno, insomma veramente carini, e oltretutto hanno dei prezzi veramente accessibili, nonostante appunto i loro prodotti siano estremamente curati. Quindi io avevo preso questa agenda, ora vi faccio vedere una pagina vuota, però siamo in fondo ormai, vediamo, ecco qua per esempio come è fatta, anche questa in questo caso è settimanale, e niente, e anche questa a fine mese, uno spazio per le note, quindi di solito ci facevo i miei elenchi, uno spazio dedicato alle spese mensili e un'altra pagina dove appuntare i libri letti, i film visti e i viaggi fatti, quindi è veramente carina. Questa agenda ha soltanto due difetti, il primo è che non ha un segnapagina, per l'appunto, cioè segnalibro, segnapagina, come lo vogliamo chiamare, quindi io ho un po' di difficoltà ogni volta a sfogliare le pagine e ritrovare il giorno che mi interessa. E la seconda cosa è la copertina, ovviamente non essendo rigida, essendo di cartoncino, per quanto io sia una persona precisa e puntigliosa, un pochino mi si è rovinata, e ovviamente in un anno intero di utilizzo, quindi si è un po' sporcata, gli angoli sono un pochino arrotondati e così, però per il resto insomma ha fatto il suo dovere.
Altro quaderno del Baldo è questo qui, diario riservato, farfalle in volo. Anche questo credo lo possiate trovare tranquillamente sul loro sito. Questo è proprio un diario segreto, quel classico diario segreto, insomma. E io ci ho sempre, non ve lo faccio vedere ovviamente, comunque ci appunto i miei pensieri. Anche questo è tempestato, come vedete, di citazioni, brevi frasi, tanti piccoli disegni veramente carini, lo spazio per le note, eccetera, però è pensato in realtà per gli adolescenti, sicuramente per chi fa le scuole, perché come vedete ci sono i miei sogni, ci sono delle pagine dedicate alla scuola, dedicate agli amici, insomma si vede che è pensato in realtà, insomma, per ragazzine un pochino più giovani di me, però a me non importa perché mi piaceva talmente tanto l'interno, i colori, che alla fine lo utilizzo semplicemente per scrivere i miei pensieri. Scrivere è sempre stata una cura enorme per me. Io, a causa dell'adozione, del processo, insomma, per avere l'idoneità, ho sofferto tanto. Ci sono stati dei mesi di quest'anno in cui veramente stavo male, stavo proprio male. E scrivere è stata una terapia indispensabile per superare quel periodo e arrivare alla conclusione di quest'anno. Quindi, indipendentemente da quale diario utilizzate, sicuramente provate, quando, soprattutto quando state un pochino peggio, a scrivere, perché è veramente di grande aiuto. Passiamo adesso a un diario che vi avevo fatto vedere anche su Instagram e che ho comprato qualche tempo fa su Amazon, ed è questo qui di pelle, con questo nastrino che tiene insieme le pagine, ed è così, tutto bianco, ecco, dentro, per farvi capire. Allora, la cosa bella di questo diario è che è fatto a mano da una famiglia indiana che appunto vive grazie a questo tipo di lavoro. Il commercio di questo diario appartiene al fair trade, quindi al commercio ecosolidale, e questo significa che la famiglia che l'ha prodotto viene pagata in maniera equa per il lavoro che svolge, per l'appunto. Le pagine sono di questa carta cotone, quindi è una carta molto morbida, e ogni esemplare è diverso dall'altro perché ovviamente, essendo fatto a mano, non possono essere uguali. Come vedete anche qui ci sono dei nastrini, insomma è veramente molto curato. Ancora non l'ho utilizzato perché lo voglio usare per scrivere i miei viaggi, quindi come diario di viaggio, appuntare quello che vedo ogni giorno, mettere qualche foto, ricordi, non so, ticket per entrare in qualche museo, eccetera. E però appunto, da quando l'ho preso, non ho fatto mai effettivamente un viaggio del genere. Lo utilizzerò i primi di dicembre perché andrò ai mercatini di Natale in Nord Italia e quindi lo voglio sfruttare lì. Ci tengo particolarmente a farvi vedere questo diario perché mi sono informata tanto in questo periodo sullo sfruttamento del lavoro, soprattutto nei paesi più poveri, e quindi quando posso cerco di comprare per l'appunto attraverso il fair trade o comunque il commercio ecosolidale, e vi garantisco che non soltanto il prodotto è migliore, ma vi dà anche una soddisfazione 100 volte più grande acquistare da qualcuno che non è stato sfruttato per produrre la cosa che volevate. Comunque, ci sarebbe tanto da dire su questo argomento. Altro diario che amo alla follia è questo qui, che ho comprato in America, a New York. È la copertina ha queste foto, ma è tipo stoffa, praticamente se la toccate, ed è al suo interno a righe. Io per cosa lo utilizzo? Lo utilizzo per appuntarmi le frasi più belle dei libri che ho letto e che appunto voglio ricordarmi. Non sempre mi ricordo di appuntarle perché non sempre ce l'ho sotto mano, però capita spesso anche che faccia le foto col cellulare alle pagine che mi piacciono e poi dopo ricopio le frasi in questo quaderno. È veramente utile per me perché mi permette di andare a ripescare qui all'interno delle frasi che mi sono particolarmente piaciute e che voglio utilizzare in una determinata occasione. Vi posso garantire che è dà molto più soddisfazione sapere di aver letto il libro dal quale prendete una citazione piuttosto che andare a pescarle a casaccio su internet scrivendo aforismi sull'amore, sulla famiglia, sulla mamma. Io per esempio appunto mi capita di leggere
a volte delle frasi particolarmente belle che mi fanno pensare a una persona e decido di appuntarmela proprio per dedicarla a quella persona, e questo ovviamente rende il pensiero ancora più personale e ancora più bello. Fatemi sapere se anche voi avete un libretto del genere, un quaderno del genere dove appuntate le vostre frasi preferite. Infine, l'ultimo che vi faccio vedere, che è questo lo conoscerete perché è famosissimo, ed è il Reading Journal for Book Lovers. Questo è praticamente quel quaderno che tutti i lettori dovrebbero avere perché permette di appuntare tutte le nostre letture. Vi faccio vedere una pagina vuota per farvi capire. Ecco, questa è una pagina in cui potete scrivere tutto quello che riguarda il libro che avete appena letto, i dati generali, le vostre considerazioni, se vi è piaciuto o meno, e questo permette anche di fissare un po' di più le trame e le impressioni nella vostra mente, soprattutto per chi legge tanto. Le pagine sono poi inframmezzate da altre, insomma, attività, come per esempio una pagina dedicata ai vostri generi preferiti, questo è per esempio un albero genealogico dei libri, questo per le rappresentazioni cinematografiche dei vostri libri preferiti e così via. Io per esempio ho usato queste pagine qui per incollare i miei autori preferiti, che tra parentesi sono tutte donne, a parte Ken Follett. E poi in fondo, in queste pagine rosse, sono presenti una marea di elenchi di vario genere, libri che hanno vinto un determinato premio, libri che appartengono a una determinata categoria, a un determinato genere e così via. Ovviamente ogni libro ha il suo quadrettino accanto, in modo che voi possiate segnare, spuntare i libri che avete letto, quindi è veramente carino e divertente. Questo lo trovate su Amazon ad un prezzo bassissimo, mi sembra costi intorno ai 10 euro, ha la copertina rigida e quindi è sia per voi che per gli altri potrebbe essere un'idea di regalo veramente carina e azzeccata, soprattutto ovviamente per chi legge tanto. Bene ragazzi, questi sono i diari e le agende che io utilizzo ogni giorno. Ci sono altri piccoli quadernetti o block notice che non vi sto a far vedere perché veramente sono cose su cui mi appunto, qualcosa che vedo così random su internet o piccoli promemoria, ecco, niente di che. In realtà quelli seri sono questi. Fatemi sapere se anche voi siete dei malati della carta, siete dei malati della scrittura e se vi appuntate anche voi ogni cosa che vi passa davanti. E ovviamente vi ricordo che se vi interessa l'agenda che ho io ho avuto, insomma, di Mr. Wonderful per il 2018 o qualunque altro altra cosa relativa alla casa, e se vi piace anche qualche idea regalo e avere qualche, insomma, consiglio per avvicinarsi a questo Natale e poter fare qualche regalo, potete andare sul sito www.shopcasamia.com e qualunque cosa comprerete con il codice Martina10 avrete ovviamente il 10% di sconto. Fatelo perché in questo modo aiutate un piccolo negozio a rimanere vivo nonostante questo stato li voglia far chiudere tutti. Bene ragazzi, io spero che vi sia piaciuto. Un bacione grande e ci vediamo prossimamente con un altro video. Ciao!